E buongiorno a tutti, raga, Lorenzo Bentivoglio dalla Contea Mezzaluna, come sempre. E purtroppo il fatidico giorno che tanto temevamo è arrivato, e cioè abbiamo finito il nostro compost, perché, come vedete, la nostra Rackenhouse sta prendendo più tempo del previsto per essere finita, e quindi che cosa dobbiamo fare? Di necessità, virtù, andiamo a trattare e preparare i nostri letti di orto con metodi alternativi, sempre in linea con la natura. Sigla! Bella raga, allora, tutte le procedure che vi farò vedere vanno benissimo anche se non avete usato compost prima di questi passaggi. E cioè, se volete fare il vostro orto partendo da zero, questi passaggi vanno benissimo. Ovviamente i primi mesi, i primi raccolti saranno più faticosi dei successivi, perché dovremmo fare i conti con le spontanee che, ovviamente essendo in una successione ecologica molto precedente dei nostri ortaggi, avranno molta più forza dei nostri ortaggi e tenteranno di coprire il suolo. Noi glielo permettiamo fino a che i nostri ortaggi non copriranno loro stessi il suolo, facendo quello che madre natura vuole, e cioè proteggere il substrato, cioè il topsoil, dai raggi sterilizzanti del sole. Ma in primis andiamo a vedere in che condizioni sono i nostri letti di orto in no-till dopo un anno e mezzo / due che utilizziamo del compost. Ricordiamoci ragazzi che siamo partiti da 2 metri di argilla. Andiamo a vedere insieme. Fate conto che ancora c'è un po' d'argilla, ma bisogna considerare che non piove da 6 mesi, eh? Ogni tanto diamo un po' di acqua noi, ma per il risultato è eccezionale. Andiamo a vedere in un altro letto. Wow. Tutto quello di cui abbiamo bisogno non è amore. E compost. Bene ragazzi, come vedete il no-till system funziona. Andando a ricreare il nostro topsoil, questo non solo andrà a dare alle nostre piante tutto quello di cui hanno bisogno, ma andrà a colonizzare tramite i suoi microrganismi anche gli strati sottostanti. Ovviamente è un processo abbastanza lungo, ma non è mai paragonabile ai decenni e centinaia di anni che utilizza la natura per creare il suo topsoil. Ma ciancio alle bande, Lorenzo, come si prepara un letto da zero? O anche se uno finisce il compost come è successo alla Contea, come si va a intervenire su questo tipo di letti durante le varie stagioni? Beh, noi andiamo a tagliare con una lama e un decespugliatore tutte le spontanee che sono cresciute radendole al suolo, stando attenti a non toccare troppo il compost. Andiamo a vedere. Bella raga, fatto questo, non dobbiamo fare altro che utilizzare qualsiasi tipo di tappeto, copertura, telo pacciamante in plastica o qualsiasi tipo di materiale abbiamo per andare a coprire il suolo. Meglio se lo lasciamo lì per 6 mesi, ma se non abbiamo tempo e siamo un po' in ritardo, magari perché non abbiamo considerato la mancanza di compost o stiamo iniziando adesso, quindi non abbiamo fatto una rotazione dei nostri letti, quindi lasciandone un po' a riposo con il telo e un po' in coltivazione. Quindi o utilizziamo i nostri teli e li lasciamo lì per qualche settimana, che male non fa, oppure iniziamo subito ad andarci di trincia. Che cos'è la trincia? La trincia, raga, è un macchinario agricolo, per chi già non lo sapesse, che va a macinare i primi 2 centimetri del nostro topsoil. Non andando in profondità, non andremo a disturbare nessun tipo di microrganismo, ma al contempo andremo a integrare e a sminuzzare tutta la materia organica che invece è cresciuta sopra. Come?
spontanee o rimanenze di ortaggi. Ma Lorenzo, la trincia costa dai 3.000 ai 4.000 euro, io non posso spendere tutti questi soldi, e avete ragione ragazzi, neanche noi, e quindi che cosa ci siamo inventati? Utilizzando sempre il nostro decespugliatore abbiamo trovato questo attrezzino simpaticissimo che, sì è vero, lavora in un altro asse rispetto alla trincia, che in realtà lavora in senso rotatorio ma parallelo al nostro strato. Questo qui invece lavora in senso rotatorio e perpendicolare al suolo, ma poco male, ci permette di avere una certa sensibilità durante il lavoro, così da renderci conto di non andare troppo in profondità e invece sminuzzare solo tutta la materia organica che abbiamo al di sopra. Facciamoci anche questo passaggio. Venite che vi faccio vedere. Questo è il risultato, ragazzi. Vedete? Materia organica, tutta bella sfalciata al di sopra della superficie. Guardate che meraviglia. Bene, e ora l'ultimo passaggio, e cioè la nostra amata broadfork o grelinette. Se non l'avete mai vista e non sapete cos'è, qua vi lascio il video. Andremo a smuovere e a tagliare leggermente anche gli strati più profondi del nostro letto, così da permettere ad aria e acqua di penetrare fino in fondo, così che la vita microbica possa essere agevolata e colonizzare molto più facilmente anche gli strati sottostanti. Passando la grelinette ci renderemo subito conto che non tutto il nostro letto ha la stessa profondità, e cioè non ha la stessa fertilità. Il compost non ha agito in tutti i punti allo stesso modo. Ma poco male, l'importante è andare più profondi possibili e non smuoverla troppo. Bene raga, noi continueremo a preparare il nostro orto, e se vi sono piaciuti questi consigli su come raggiungere la nostra autosufficienza, passetto dopo passetto, iscrivetevi al canale e spuntate la campanella per rimanere aggiornati. E ricordiamoci, la natura non ha bisogno di noi, siamo noi che abbiamo bisogno della natura. Alla prossima raga!